a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio dedicarmi all'audiolibro, ve lo descriverò in breve e poi vi dirò cosa penso al riguardo. Ho rubato questo video da Ilenia Zodiaco che fece questo video in realtà un mese fa, però io arrivo solo ora. Ma partiamo subitissimo. Gli audiolibri sono una registrazione di un libro detto ad alta voce da uno o più attori, da un lettore, quindi uno speaker, oppure da un motore di sintesi vocale, che è una tecnica per la riproduzione artificiale della voce umana. Il testo registrato può essere la versione integrale di un libro o un testo scritto apposta per essere pubblicato come audiolibro, una riduzione di esso oppure una sceneggiatura. Gli audiolibri inizialmente non presentavano musiche di sottofondo, però ultimamente diciamo stanno avendo come sottofondo appunto musiche o registrazioni sonore, i cosiddetti sound design, che a me piacciono tantissimo. Preferisco gli audiolibri con la musica piuttosto che senza. Nella storia dell'audiolibro possiamo distinguere tre fasi: la registrazione sul vinile, che riguarda gli anni 30, del XX secolo, la registrazione su audiocassetta, e siamo nel periodo storico del dopoguerra, e poi la registrazione sul digitale, prima sul CD audio, poi su MP3 o Ogvorbis. Conosco vari siti, diciamo, per gli audiolibri, alcuni sono a pagamento, come Storytel e Audible.it. Ovviamente ci sono le prove gratuite per un mese, da provare assolutamente. Poi conosco anche Libro Audio, Libri Vivi. Sono dei siti buoni, io li ho provati. E ci sono tantissimi libri da sentire, ecco, piuttosto che da leggere. E soprattutto Storytel e Audible.it sono i miei preferiti in assoluto. Si paga anche poco in realtà per il servizio che danno, è veramente uno spicciolo il pagamento. Quindi vi consiglio soprattutto questi due. Poi se non volete pagare, potete usare tranquillamente YouTube. Su YouTube ci sono tantissimi audiolibri, gratis ovviamente. Però su YouTube diciamo che non potete trovare tutto perché teoricamente non è legale, diciamo, fare audiolibri gratis. Quindi non troverete tutto, trovate su YouTube trovate più che altro libri vecchi, diciamo, i classici, perché quelli, non so, c'è una cosa un po' strana riguardo il copyright, eccetera, eccetera, adesso non so precisamente cosa, ma l'avevo letto. E comunque trovate principalmente quelli piuttosto che libri in commercio. Oddio, in realtà anche i classici sono in commercio, però per esempio se cercate un libro non so, tipo Harry Potter, non credo ci sia perché è appunto qualcosa del copyright, eccetera. E allora cosa penso dell'audiolibro? Per me è utilissimo. Molto utile più che altro quando si è fuori, si è in macchina, in palestra o a fare una camminata. È molto molto utile perché se si ha voglia, allora io ho molta voglia di leggere, piuttosto quando sto fuori, cioè non so perché io mi viene voglia di leggere quando non sono a casa, e quindi per me è utile, cioè stare lì, sto lì, prendo il telefono e metto l'audiolibro e leggo in quel modo, e piuttosto che col libro, portarsi il libro dietro è un po' rischioso, soprattutto per le persone come me che tengono alla dignità del libro, anche se io ho molti libri rovinati, però della mia storia da lettrice molto passata, quando ero bambina, adesso i miei libri sono pesanti, quindi per quello io uso tantissimo l'audiolibro quando non sono a casa, per evitare di portarmi i libri dietro. È anche scomodo in realtà stare con quel libro così e no. Poi ovviamente in alcuni casi è anche molto molto scomodo stare con il libro aperto e leggere, quindi non so, in palestra per esempio, invece di ascoltare musica si può ascoltare tranquillamente l'audiolibro, per esempio. Ovviamente io sono sempre pro ai libri cartacei, sempre, forever and ever,
Però diciamo che secondo me ci dobbiamo un po' tecnologizzare tutti, questo termine probabilmente non esiste, però ci dobbiamo un po' modernizzare secondo me, perché non possiamo rimanere certo all'età della pietra, ecco. Anche se, ripeto, io rimango sempre pro libri cartacei forever and ever. Bene, questo video è finito, lasciate un like se vi è piaciuto, lasciatemi nei commenti cosa pensate degli audiolibri, se li avete provati, se avete intenzione di provarli, insomma fatemi sapere un po'. E iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!